Buongiorno a tutti. Allora, ringrazio innanzitutto tutti quelli che si sono iscritti, che continuano a iscriversi, che gli piacciono i miei video. Vi ringrazio che li guardate, che li apprezzate, commentate pure. Io vedrò di rispondervi nel più breve tempo possibile. E questo video è proprio fatto per rispondere a un nostro amico che ci segue, che mi ha chiesto di parlare della lubrificazione del tornio. Visto che sto uscendo poco con i video sulle lavorazioni perché mi sono imbrigliato in una lavorazione talmente difficile, o anzi, ve ne dico adesso, sto tentando di allungare la corsa di un albero motore a due tempi ed è diventata una cosa estremamente difficile trovare la precisione, casomai ne parlerò più avanti, e sono fermo. E quindi adesso vi parlo di questa cosa qua, della lubrificazione del tornio. Allora, ammesso che voi sappiate già cos'è un tornio, il tornio è un utensile, una macchina meccanica che scorre su delle guide. Questo è un tornio in ghisa con le guide che fanno proprio parte del tornio, non sono fissate, ma sono proprio parte del bancale. Le guide hanno bisogno di scorrere su un velo d'olio perché l'attrito che c'è nello spostamento, nell'avanzamento, questo attrito qua produce una frizione, produce un consumo della guida. Qualunque tornio lavorando si consuma, questo c'è da saperlo. Però noi dobbiamo fare delle cose per cercare di limitare il consumo delle guide ed è proprio la pulizia e la lubrificazione delle guide. Vedete, allora, durante la lavorazione noi partiamo già con l'idea che il tornio è già stato lubrificato in partenza. Se potete, iniziate a lavorare col tornio pulito. Si formano dei truccioli, si formano più che altro dei truccioli, si formano proprio i pezzi del consumo dell'utensile che è in metallo duro. Questo si consuma anche lui, logico, oltre che al consumo del pezzo c'è anche il consumo dell'utensile. L'utensile cosa fa? La grana dell'utensile cade sulla guida, viene presa dal bancale, come si chiama? Da questo qua, il bancale, dal carrello, dal carro, rimane sotto tra il carro e la guida e siccome che essendo più dura della ghisa, produce delle righe, cioè questo lavora, gratta, usura. Questo, la tela smeriglio che usiamo comunemente per smerigliare i pezzi come carta vetrata, quelle cose lì, sono altamente pericolose, dannose per il nostro tornio. Anche andare a lavorare con la mola, tagliare un pezzo con la mola, il disco, classico disco, le molette che girano veloce, quando noi tagliamo partono delle scintille che vanno a fissarsi, a incastrarsi nella ghisa, rimanendo lì rovinano tutto. Questo è il primo caso, cioè da tenere sapere bene. Come si fa a pulire? Io dico, penso che l'aria compressa sarebbe il modo più facile, ma è anche quello magari più rischioso, perché sparando con l'aria compressa noi andiamo a infilare tutto quello che c'è di sporco sotto. Quindi prendetevi un pennello e cominciate a pulire, tirare via, spostate indietro il carro, prima pulite la parte indietro del carro, spostate il carro indietro e poi pulite la parte anteriore col pennello. Poi mettete su olio o con uno straccio umido, frizionate e fate scorrere il carro finché non diventa lucida la guida, perché si formano sempre delle patine, praticamente come si dice, dei residui di lavorazione e questi vanno tolti. Seconda cosa, cosa potremmo fare per limitare questo problema dell'usura delle guide? Perché siamo partiti con la lubrificazione, però a noi ci interessano le guide e poi parliamo anche del resto. Si potrebbero mettere qua dei soffietti che coprono la guida, in modo tale che quando c'è la lavorazione i pezzi, quello che cade, non va a battere sulla guida, ma viene protetto dal soffietto di gomma o farlo fare. Adesso abbiamo le stampanti 3D,
voi vi prendete un calco di questa, della guida, della vostra guida, vi fate una specie di paraolio, qualcosa di lungo, in modo tale che lavorate sempre con le guide coperte, se il vostro tornio è nuovo. Poi cosa dire? Come si lubrifica? Certi torni hanno degli ugelli già, praticamente hanno delle cannette, dei tubetti, che da una vaschetta si rabbocca l'olio, poi con una leva si manda in pressione l'olio e l'olio tramite questi ugelli va a bagnare tutti i punti, va a, come si chiama, a oliare tutti i punti, lubrificare tutti i punti che il motore richiede. In questi torni vecchi ci sono questi qua che sono gli oliatori. Questi oliatori sono nei punti giusti, davanti, dietro il carro. Adesso vi faccio vedere tutte le parti abbastanza sensibili, qui ci sono dei buchi per mettere l'olio a caduta. E qua invece ci sono, in un altro video precedente vi ho fatto vedere che questo è proprio, fa parte della lubrificazione delle bronzine. Ecco, vabbè, lo prenderò dopo. La bronzina è formata da due semigusci, in mezzo c'è un feltrino che si schiaccia con la compressione. Questo feltrino cosa fa? Assorbe l'olio e ha la funzione di rilasciarlo. Molto importante lubrificare le bronzine e non stringere troppo quando si fa la chiusura, non stringere troppo perché cosa facciamo noi stringendo troppo? Sì, abbiamo più precisione perché c'è tutto un limite, se no questo non potrebbe girare, no? Anche il cuscinetto a sfera, se fosse talmente preciso, non gira, gira perché c'è uno spazio, no? C'è una tolleranza minima. Lasciamo un gioco che poi verrà recuperato col velo d'olio. Che olio usare? Si può usare olio meccanico, o se no è meglio ancora, come dice mio papà che lavorava sui torni, se volete usare l'olio di macchina nuovo è meglio ancora perché almeno ha delle caratteristiche di temperatura più elevate, non cambia col tempo, ossida molto meno e niente. Una volta a settimana, quando pensate che, quando vedete che anche i rumori cambiano, vi mettete lì col vostro pennello, pulite bene, oliate e siete a posto. Questo quanto dire della lubrificazione. Oliatore o se no ci sono anche gli ingrassatori. Però gli ingrassatori non penso che i torni in cui il grasso non è che ci vanno, magari in qualche parte dei perni, diciamo, dove ci sono i movimenti del perno, però sugli alberi di scorrimento è olio. Ecco, questo è l'oliatore classico, voi aprite lo sportellino e rabboccate, schiacciando va dentro a caduta, a gravità, va a lubrificare. La condizione del tornio che voi comprate, ah, poi il discorso è tornio amatoriale, tornio piccolo o tornio grosso usato, dipende dalla fortuna che avete voi, dipende dai lavori che ha fatto il tornio, perché adesso vi voglio anche dire una cosa, siccome che questo tornio qua è un tornio vecchio, è stato usato, io pensavo che aveva una certa precisione fin quando non l'ho messo sotto un carico importante, nel senso che siccome che il tornio ha lo svantaggio che praticamente lavora per i pezzi giù piccoli, lavora sempre in uno stesso spazio, lì c'è la maggior usura, no? Capite che qua in fondo il carro si trova quando un pezzo è grosso. Di solito i pezzi dipende dalle lavorazioni, ma se noi lavoriamo pezzi piccoli, sempre lì lavora, sempre lì si sposta e lì si consuma. Cosa succede? Quando noi lavoriamo i pezzi piccoli, innanzitutto lo spostamento è poco e magari anche lo sforzo è poco, non ci rendiamo conto dell'imprecisione perché il peso del carro rimane lì, poi c'è anche un sistema di bloccaggio, no? Qua. Noi tiriamo questo, giriamo questo e il carro si blocca. Lo stesso peso del carro lo tiene fermo in posizione e quindi viene abbastanza preciso l'oggetto. Ma se noi facciamo un perno lungo, diciamo che partiamo da qua e andiamo sul contropunta là,
il carro si trova nella posizione dove non ha, dove ha lavorato meno, quindi la guida qua non è consumata e qua sì. Cosa succede? Noi partiamo con una misura qua. Quando il carro arriva dove è consumato, inevitabilmente scende, il carro scende, si abbassa l'utensile e noi avremo un perno che parte da una misura e poi aumenta. Troveremo proprio lo scalino. È successo anche a me perché questo tornio qui, anche lui ha lavorato sempre nello stesso punto e quando mi sono fatto un perno per la forcella mi sono reso conto che a un certo punto c'era proprio una differenza di qualche decimo. Perché lo spostamento si raddoppia. Dicevo, il minimo spostamento su un lato si va a moltiplicare per 2, quindi se il carro si abbassa di un decimo sul diametro sono 2 decimi, e poi dopo quando dobbiamo fare una precisione 2 decimi sono tanti. Basta, non c'è niente altro da dire. Se avete bisogno di fare piccole lavorazioni, vi conviene prendere un tornio piccolo. E poi c'è anche lo svantaggio perché se voi usate pezzi piccoli, se dovete fare cose piccole, e poi è difficile bloccarlo, è difficile lavorare contro, quindi è tutto proporzionato a quello che dovete fare voi. Ragazzi, se no vi dotate di un altro piccolo tornietto come quelli degli orologiai che sono abbastanza precisi, e però poi quando dovete fare cose grosse siamo sempre lì, non riuscite. Niente ragazzi, io vi ringrazio. Adesso vado avanti, cerco di fare questo albero motore che mi sta facendo dannare. Se quello che volevate sapere è questo, io ve lo dico. Poi, vabbè, io l'ubrificazione ho inteso questo: tutti gli alberi, le guide, le viti, eccetera, eccetera. Se intendavate lubrificare quando lavorate il pezzo, niente lì. Questo è un tornio manuale, bisogna buttargli su olio emulsionabile con l'acqua. Manualmente, quando vedete che l'utensile comincia a fischiare, comincia a surriscaldarsi, ma ve ne accorgete perché come toccate con l'acqua inizia a fumare. Se no, vi dovete mettere una pompa con degli ugelli regolabili e fate scorrere la vostra acqua, poi sotto c'è la vasca di recupero, eccetera, eccetera. Ma questo non fa parte, non era dotato, quindi siccome lavoravano a secco e niente. Ragazzi, vi ringrazio, alla prossima, ciao a tutti.